Ben ritrovati cari amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio, che io saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Come sapete già, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dottor Torchio, allora, io so che lei pratica, è maestro e pratica da tantissimi anni lo yoga, questa dottrina filosofica meravigliosa. Vuole parlarcene un po'? Raccontarci appunto che cosa, i benefici di questa filosofia. Sì, vale la pena parlarne, visto che citiamo spesso lo yoga, l'abbiamo citato per i disturbi di ansia, crisi di panico, per gli ipertesi, insomma, per un sacco di... Per la pressione alta, per esatto. Tutto. Per tutto quello che, quelle che sono le patologie, soprattutto della nostra epoca moderna. Allora, lo yoga è un'antica filosofia di vita che risale all'epoca pre-cristiana ed è caratterizzata non soltanto dalle posizioni che noi ricordiamo, perché quando si parla di yoga si pensa alle posizioni difficili. La parte fisica, che è quella di Hatha Yoga con le posizioni, serve a ritardare l'invecchiamento, a mantenere il corpo in efficienza. Le posizioni capovolte servono a portare sangue ai neuroni, al sistema ghiandolare, al cervello, per ritardare anche la demenza senile, per mantenere quella lucidità, scaricare tutta la circolazione degli arti inferiori, quindi il drenaggio del corpo. Ma la parte fisica, cioè quella di Hatha Yoga, non è l'unica, è soltanto il 10% di tutta la filosofia yoga. Abbiamo tutta la parte che studia la respirazione, e questa è legata al fatto che le emozioni si legano al respiro. Il respiro viene continuamente condizionato dalle emozioni. Quindi particolari tecniche dette di pranayama ci aiutano a controllare la mente e anche la fisiologia del corpo, tra cui la pressione e tutto quanto, attraverso le emozioni. Ma è istintivo pensare che quando la persona prova un'emozione veloce, immediata, venga condizionata nel respiro, e i grandi maestri quindi hanno messo a punto tutta una serie di tecniche che si abbinano alle posizioni per controllare la mente. Ma la parte più importante dello yoga è sicuramente la parte meditativa, e cioè la meditazione che ci permette di rilassare la mente, ci permette di andare nelle cosiddette onde alfa, che sono le onde caratteristiche degli stati di rilassamento profondo, dove i due emisferi, il destro e il sinistro, si associano, e dove noi quindi pedaliamo con due gambe, diventiamo molto più consapevoli della nostra vita, siamo anche più intelligenti perché utilizziamo i due emisferi contemporaneamente, ma soprattutto guardiamo in profondità per andare a risolvere i conflitti, i traumi e uscire da quella fascia di stati d'animo caratterizzati da rabbia, paura, depressione, che sono tipici della nostra epoca. Quotidianità, sì. E certo, che la quotidianità continua ad accendere e a ricreare. Però, e qui abbiamo parlato quindi di posizioni, di respiro, di meditazione, manca ancora una conta, se non molto importante, che il praticante di yoga deve anche curare l'alimentazione, perché l'alimento diventa anche un fattore psicologico, cioè l'alimento influenza non solo il corpo ma anche la psiche, e ci può rendere, per esempio, gli alimenti di derivazione animale, in particolare la carne, più nervosi, perché aumentano la dopamina, l'adrenalina, tutti gli ormoni un po' dell'aggressività, mentre l'alimentazione vegetariana, cereali e legumi, aumentano più la serotonina, che è l'ormone del buon umore e della pace, ed è anche l'ormone che si produce appunto con le posizioni capovolte. Un buon praticante di yoga dovrebbe quindi alimentarsi bene e anche depurarsi il corpo, perché ci sono poi nello yoga tutta una serie di tecniche di depurazione, tra cui la pulizia dell'intestino, la pulizia dei seni nasali, la pulizia della lingua al mattino, molto semplice da fare con un cucchiaio. Questa che vediamo, la pulizia dei seni nasali per ridurre sinusite, allergie, raffreddori e via dicendo. Ma anche la semplice pulizia della lingua con un cucchiaio tutte le mattine appena alzati, per togliere quelle tossine che si accumulano di notte. Insomma, è una filosofia di vita che tocca l'aspetto globale, quindi l'aspetto mentale, fisico, ma anche ci fa capire chi siamo, cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. Quindi va a darci delle risposte esistenziali molto importanti. Gli effetti della meditazione poi sono effetti di... Depurano la testa, quelli. Esatto, perché è stato dimostrato scientificamente, tra l'altro, che la meditazione, lo yoga, ritarda, diciamo, i danni sul DNA che portano alla morte cellulare, quindi di fatto prolunga la vita e ritarda l'invecchiamento del corpo.
Meraviglioso. Grazie, dottor Torchi, è stato esaudiente come al solito. Dobbiamo praticarlo almeno 3-4 volte alla settimana, come ogni tipo. Come un'attività fisica normale. Esatto. Perfetto. Io la ringrazio, dottor Torchio, per i suoi preziosissimi consigli e, cari amici, ci vediamo su GRP sempre alla stessa ora.